Perché non vuoi che piova? Perché Perché mi sono fatto i capelli. si è fatta i capelli? Dobbiamo andare in giro in bici e si è fatta i capelli. E Vedrai quanto mi durano i si è capelli. impiastricciata la faccia. Ok. Qualunque cosa faccia, tutte le mattine parto guidando sulla sinistra. Cioè sulla destra. No, sulla sinistra. Aspetta, aspetta. Sì, cioè parto con la viabilità europea, europea, vabbè, italiana. Mi ha fatto fare il giro di tutto l'aeroporto. Qui c'è solo natura. Stamattina abbiamo deciso, perché era d'obbligo, che non potevamo andare via dalla Tasmania senza aver visto il diavolo della Tasmania, il quale in natura è un po' difficile da osservare, ma per fortuna ci sono dei parchi di natura selvaggia, diciamo così, delle specie di, non sono degli zoo, sono degli parchi di ripopolamento dove ti fanno fare, dove te li fanno vedere, eccetera, eccetera, insomma una roba un po' per turisti, però insomma tant'è che se lo vuoi vedere questo è, altrimenti vai a casa a bocca asciutta. Quindi adesso stiamo andando a questo Bonorong Wildlife Park. Una volta in Tasmania c'era la ferrovia, poi però quelli delle ferrovie hanno deciso di aumentare il tariffario tanto che la popolazione si è rivoltata. Poi problemi di qua, problemi di là, alla fine la ferrovia l'hanno chiusa. Fine. E questo? Chances are she'll probably take it and run into the under the grass. So just try to take a moment to get a look at what she's up to. Ma sei troppo carina tu. Che carino che sei. Sei troppo carino. Give it to me. I'm going to give this to her now. There you go. There we go. There she goes. Can you tell what it is he's feeding her? Very cute. She's adorable. No food for you. Adesso ti lascio stare, promesso. Non saltano questi affari qua, vero? Do they jump, actually? Yeah. Oops. I think I'm going to the echidna, thank you. So typically the marsupials are all either crepuscular, so they like dusk or dawn, or they're nocturnal. There we go. And they're going to share. Now, let me introduce you to these two. Tamagotchi is the one closest to you, and Luigi is the one closest to me. Allora, praticamente adesso stanno quello che sta alla guida, insomma, sta facendo la spiegazione sugli echidna. In realtà gli echidna li abbiamo già visti già parecchie volte, anche molto più da vicino di che qua. E allora sto facendo un giro qua per vedere un po' di volatili, che però vedo che è mia. If they're on soft ground, what they'll do is try to dig down as quickly as they can.
They're immensely quick diggers. Now, what I might do, just in case some of you are keen to move on, I'm just going to explain this question about the wombat. Now, around that 2 year mark, they do tend to... È sempre troppo simpatico l'echidna. Un topone con le spine. Sì, sì. Che scemo che sei. Continua a fare il suo giro. Sì. E dopo c'ho anche le piume rosa in fondo all'attaccatura. Guarda che bello che sono. Mi spiumaccio un po', poi c'ho dei belli unghioni. Che no. Miam. Sacchettino di cibo. Se così nutriti. Ma anche tu, ma scusa, non vuoi, sei sicuro di non volerne tu? Porco, porca miseria. Tieni, è quello che ha lasciato quella lì, perché qua... No, questa qua è cacca, non te la devi mangiare. No, aspetta, questi... Sì. Porca Peppa. Allora, io penso a questa qua. Sì. No. Più bella che sei. Lo guardi. Non hai fame, tutti che ti danno a mangiare. Che bello. Aspetta. Mangia, gli dai, fai il gratino, ma come salta quello lì? Ma non vuole mangiare dalle mani? Ma come? Sì, bello, sì. Bella, anzi, sì, tu mi piaci. Ah, sì. Sei un grosso coniglio alla fine. Allora io ti lascio qua il cibo, così sono sicuro che non crepi di fame, a parte che qua... Non c'è pericolo. Che belli che sono. Niente, dai. Non li abbiamo mai... mai toccati. Così da vicino. No. Bello come sono. Come il canguro si appoggi sulla coda. Osservate. Adesso aspetta. Si appoggia proprio sulla coda. Come fosse un terzo piede. Esatto. I canguri sono dei treppiedi alla fine. Certo, io l'avevo notata a Sydney. Saltare. Ecco, vedi? Si appoggia tipo stampella sulla... Perché il peso... Ehi, ah, tu sei in cerca di cibo, amico? Ma adesso arrivo io. Non abbiamo quasi cibo da darti. Ehi. No, non è di suo gradimento? Deduco che non le piace. Probabilmente sei stufo, ti capisco. Gli piace il grat-grat, gli piace. Io in tutto questo sto cercando l'opossum con cui voglio, diciamo, riappacificarmi. Qui ci sono dei grossi canguri, belli grossi. Questi sono più grossi, probabilmente non li... Forse perché sono più grossi, magari sono un po' più... Magari se si incavolano un po' più problematici. Non frega proprio niente.
Quanto è stato bello? Siamo sulla strada per Hobart, la A1. Che dire, abbiamo appena, la mamma si è appena tolta il giubbino, abbiamo, mentre se lo toglieva, abbiamo scoperto che aveva un ragno gigantesco letteralmente sulla schiena e ci siamo, ce la siamo fatta sotto, quindi dobbiamo un attimo riprenderci. La strada è brutta, non aiuta, manca 22 km a Hobart, quindi non è tantissimo. Questo è l'ultimo, l'ultima pedalata del viaggio. Yo, they wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me. So don't test me. Nah, so don't test me. Nah, don't test me. You don't impress me. So don't test me. Nah, so don't test me. Nah, don't test me. Ormai siamo quasi arrivati, doveva essere un arrivo un po' più allegro, invece no, perché abbiamo finito i dollari australiani già da un po', perché di cambi in giro per la Tasmania non ce ne sono. E il fatto è che abbiamo la carta, la carta è non funziona perché abbiamo sbagliato il codice, evidentemente, insomma, per un giorno tipo è bloccata, quindi oggi siamo senza cibo e senza soldi per comprarlo, quindi o troviamo un cambio adesso a quest'ora aperto a Hobart, altrimenti si salta il pranzo e la cena. Undress me, swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, they wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Siamo tornati al ponte. Da cui tutto ebbe un inizio. Da qui è tutto, da cui tutto è cominciato. Il e Tasman Bridge. Tre settimane fa. Contentissima. Sì. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, they wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. So don't test me. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. So don't test me. 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 Stiamo cercando una TM che cambi anche la valuta, perché qui a Hobart l'unico posto dove si possa cambiare la valuta sono le banche, che sono chiuse la domenica e comunque sarebbero già chiuse, visto che sono le 6:20, chiudevano alle 5, quindi saremmo comunque arrivati in ritardo. Non c'è una ATM in tutta la città che cambi le valute. La carta è bloccata, abbiamo finito i dollari australiani, non accettano gli euro neanche a pagarli e siamo senza cibo, siamo rimasti senza pranzo e probabilmente rimarremo anche senza cena se la cosa non verrà risolta.